Cari amici di Rede Re TV, buon mercoledì. È un piacere per me essere qui insieme a voi e iniziare la giornata insieme per lodare il Signore e per riportare la nostra mente a focalizzarsi su Dio invece che focalizzarsi sulle difficoltà che stiamo vivendo in questo periodo. Stiamo affrontando una crisi senza precedenti e questo ci mette in ginocchio perché crea pressioni, crea disagio. E crea tutta una serie di emozioni contrastanti dovute anche ai problemi economici che affrontiamo e alle situazioni che si sono venute a creare. La paura e l'ansia molte volte in questo periodo la fanno da padrone e abbiamo bisogno di trovare Gesù per avere stabilità e forza. Ed è per questo che Paolo vuole incoraggiarci con il testo di 1 Corinzi 10, versetto 13, e oggi vuole dire a te che stai ascoltando: nessuna tentazione ti ha colto che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che tu sia tentato oltre le tue forze. Con la tentazione ti darà anche la via di uscirne affinché la puoi sopportare. Il tema della tentazione è un tema difficile da affrontare, da razionalizzare, è un tema molto complicato. A volte ci si chiede chi manda la tentazione, se è Dio che manda la tentazione, se è Satana, molti hanno dei dubbi. Ma non voglio entrare in questa sfera, più che altro voglio concentrarmi su un concetto espresso da Paolo in modo molto semplice. Nessuna difficoltà che in questo momento stai affrontando, amico mio, è una difficoltà che tu non puoi sopportare, che non puoi gestire, è una difficoltà che tu in qualche modo non puoi superare con la forza che Dio ti dà. Questo è un incoraggiamento straordinario. Non ci sono prove, per quanto difficili, che noi affrontiamo che possono distruggerci completamente. Ogni prova che Dio ci mette davanti o che Dio permette che ci venga messa davanti è una prova che noi possiamo affrontare e crescere, possiamo rafforzare i nostri muscoli spirituali. Perché? Perché Dio non permette che Satana ci metta alla prova in un modo scorretto, non dandoci, tentandoci oltre le nostre forze. Quindi vorrei incoraggiarti e vorrei oggi invitarti a confidare in Dio ad affrontare con sicurezza, non senza dolore, non senza difficoltà. Ma vorrei invitarti ad affrontare con sicurezza e con forza la giornata che ti viene davanti. Per quanto difficile possa essere, amico mio, ricordati che Dio ti ha dato la forza di superare ogni realtà. Non ci sono tentazioni che tu non puoi gestire. Lui ti darà anche la via d'uscita. Questa è la cosa straordinaria. Questa è la verità alla quale noi dobbiamo aggrapparci. Dobbiamo ricercare la via d'uscita che Dio ci mette davanti. Perché con la tentazione ti darà anche la possibilità di venirne fuori. E questo è un modo di pensare, un modello di pensiero al quale noi dobbiamo aggrapparci e abituarci per trovare forza nel Signore, per trovare coraggio. Non ci sono tentazioni che ti distruggeranno, ma ci sono tentazioni che ti faranno crescere. Da qualsiasi prova della vita ne uscirai più forte perché Dio te ne darà la possibilità. Ed è per questo che Paolo, al capitolo 11 di Romani, al versetto 20, ci offre una formula: sarai stroncato se sarai incredulo. Sarai stabile se avrai fede. Ecco, noi possiamo scegliere che fine vogliamo fare. Possiamo scegliere se vogliamo essere stabili o possiamo scegliere se vogliamo essere stroncati. Tutto sta alla nostra incredulità o alla nostra fede. Quando tu riponi la tua fede in Cristo e fai di Gesù l'oggetto della tua fede, mantenendo lo sguardo su di Lui e non cerchi semplicemente la soluzione nel piacere della vita, allora vedrai che Dio ti darà la forza di sopportare qualsiasi cosa e di andare avanti. Ma se la soluzione, secondo il nostro modo umano, la trovi nel lavoro, nei piaceri della vita, la trovi nella distrazione, la trovi nello sport, in qualsiasi attività che possa farti scaricare ansia, che non sia Gesù, ecco amico mio, allora mi dispiace dirti che prima o poi la tentazione ti piegherà e rischi di essere stroncato. Mantieni il tuo sguardo fisso sull'Eterno. E vorrei invitarti proprio per questo, per fare un esercizio di fede, a leggere, magari dopo questa meditazione o nell'arco della giornata, il capitolo 11 di Ebrei, questo capitolo straordinario, che poi sfocia nel capitolo 12, dove Paolo ci invita a mantenere il nostro sguardo fisso su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ecco, c'è una speranza nella prova. Non siamo mai soli, non siamo mai abbandonati. È con questo incoraggiamento che vorrei augurarti una splendida giornata. Ti abbraccio e ci sentiamo alla prossima meditazione.